Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say? I say no moon in the sky ever lent such a glow. Some flame deep within made them shine. Those eyes are the eyes of a woman in love, and may they gaze evermore into mine, tenderly gaze evermore into mine. And what about you? It's got you too. Same flame deep within made them shine. Your eyes are the eyes of a man who's in love. Woman in love. And may they gaze evermore into mine. Caloroso bentornato a tutti voi amiche e amici di Radio Two Show Bevels ad una nuova puntata della rubrica della nostra radio dedicata alle arti sceniche e filmiche. Oggi parliamo di un attore che partecipò al musical Bully e Pupi, di cui abbiamo sentito la canzone. Attore che è diventato simbolo di Hollywood per la sua recitazione, personalità e, per le donne, anche per la sua giovane bellezza. Di chi stiamo parlando? Aspettiamo prima la sigla. Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci pronti per la puntata di questa settimana di Cabaret tra cinema e teatro, rubrica dedicata al mondo del teatro e del cinema. Oggi dedichiamo la puntata ad un divo di Hollywood, una vera e propria stella. Ribelle nella vita e nello schermo, ha creato un modo di essere che ha cambiato la concezione dell'attore del cinema. Suoi personaggi che hanno fatto la storia, anche e soprattutto per merito suo. Stiamo parlando del talentuoso Marlon Brando, di cui il 3 aprile è stato l'anniversario della nascita. La vita del divo hollywoodiano comincia nel 1926, nel Nebraska. È il terzo figlio, dopo due femmine, di un commesso viaggiatore e un'attrice di seconda categoria. L'infanzia del ragazzo è travagliata, triste e particolare. La madre soffre d'alcolismo e spesso è assente. I suoi divorziano presto, ma non solo per i problemi di lei. Anche lui, spesso alcolizzato, frequenta per esempio spesso bordelli e nightclub. È la sorella grande Jocelyn a fare da collante e sarà una delle personalità a cui rimarrà sempre attaccato. Lei, la madre, che comunque le stava molto a cuore, e la giovane Tata, che, come riportato in una biografia del 2014, lo inizierà presto al sesso. Il giovane Marlon, cresciuto in questi ambienti, si dimostrerà subito assurdo a qualunque forma di disciplina. Il padre prova così a iniziarlo alla carriera militare, ma è inutile. Si trasferisce allora a New York nel 1943, dove vive Jocelyn, e qua inizia a frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica. Impara il metodo Stanislavski, anche se, per sua ammissione, non possiede il sacro fuoco della recitazione. Nel 1944 calca le scene per la prima volta nello spettacolo I Remember Mama. Sarà notato da Elia Kazan, che lo vorrà per un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Brando mostra subito il suo carattere, come ad esempio cambiare le battute, e Kazan avverte l'autore. Questi però rimane abbagliato dal talento dell'attore, da lasciargli addirittura carta bianca. Inizia a nascere il mito di Marlon Brando, mito che anche gli autori delle canzoni omaggiano.
cabaret tra cinema e teatro. E siamo di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro in questa puntata dedicata a Marlon Brando. Arriviamo al 1950, quando Brando inizia anche la sua carriera cinematografica. Fred Zinnemann lo vuole in The Man, in Italia conosciuto come Il mio corpo ti appartiene, dove l'attore interpreta un reduce di guerra paraplegico. Seguirà poi l'adattamento dello spettacolo di Williams nel 52, sempre diretto da Kazan, dove otterrà la sua prima nomination all'Oscar. Sarà una bella disfatta, visto che sarà l'unico del cast che non lo riceverà. Seguiranno altri film con Kazan, quali Viva Zappata e Fronte del Porto, che gli farà vincere l'agognata statuetta nel 55. Sarà diretto da altri registi importanti, quali Daniel Mann e Lumet. Reciterà accanto ad attori quali Jane Simon, Anthony Quinn, Anna Magnani e Montgomery Clift. Negli anni 60 girerà diverse pellicole, ma risulteranno degli insuccessi. La sua fama è grande, certo, ma non basta. È ricco, bello, famoso, ma soprattutto molto capriccioso e troppo sicuro di sé. Un esempio viene da Gli ammutinati del Bounty del 61. Pretende ed ottiene cambiamenti che per altri significherebbero il licenziamento, dalla lettura del suo personaggio, troppo lontano dall'idea dell'eroe maledetto, fino al cambiamento del regista. Inoltre è sempre più coinvolto nel campo politico e sociale, cosa che non piace alle case di produzione. Sarà un forte sostenitore, per esempio, e poi anche amico del reverendo Martin Luther King. Sembrerebbe quindi che la stella sia destinata al tramonto, ma arrivano però gli anni 70 e con loro due pellicole che faranno la differenza nella carriera di Marlon Brando. Entrambe sono del 72. Nella prima, l'attore interpreta uno dei personaggi più famosi della storia del cinema. Di quale film parliamo? Vediamo se riconoscete la colonna sonora. Thank you.
ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. E siamo ancora qui con Cabaret tra cinema e teatro. A parlarvi è Francesco e oggi stiamo parlando di Marlon Brando, poiché il 3 aprile è stato l'anniversario della sua nascita. La colonna sonora che abbiamo sentito, firmata dal grande Nino Rota, era del film che nel 72 ha fatto tornare Marlon Brando sulla cresta dell'onda. Anche gli inesperti la riconoscono. È la musica de Il Padrino. La pellicola, diretta da Francis Ford Coppola, fu un successo. La Paramount era praticamente contraria ad affidare a Brando il ruolo di Don Vito, tanto da rendergli la vita un po' impossibile. Dissero che il ruolo sarebbe andato a lui solo se avesse eseguito un provino, come l'ultima delle comparse, solo se avesse avuto un compenso basso e non avesse creato problemi. Brando fu convincente, tanto da ricevere la seconda statuetta. Solo alla fine di questa pellicola si fece riconoscere. A ritirare il premio non andò lui, ma una nativa americana che lesse una lettera di protesta di Brando per come, appunto, gli americani trattavano i nativi. Sempre nel 72, gira con Bernardo Bertolucci il peccaminoso Ultimo Tango a Parigi, dove interpreta un uomo di mezza età che si innamora di una ventenne. Il film fece scandalo e scalpore, soprattutto per le forti scene di sesso, e Brando si dimostrò più che all'altezza. Ricomincerà a lavorare, ma solo per denaro. L'ultimo personaggio di spessore fu, sempre con Francis Ford Coppola, il colonnello Kurtz in Apocalypse Now del 79. La vita privata però lo prova molto e a risentirne sarà anche il suo stato fisico. Si ingrasserà a tal punto da arrivare a pesare più di 150 kg. Morirà il 1 luglio del 2004 a Los Angeles. Ai suoi funerali parteciperanno star quali Warren Beatty, Michael Jackson, Sean Penn e l'amico e vicino di casa Jack Nicholson. Tra gli autori che dedicarono a lui delle canzoni c'è anche Sir Elton John. From the Kappa to the Coda, say goodbye to gridlock, goodbye to Darby's chest, goodbye to the ozone layer. Say goodbye to a litter of fools. Goodbye to evangelists and geeks with power tools. Goodbye to statue with. Say goodbye to lists. Say goodbye to articles on who the senator cares. Say goodbye to hairstyle. Goodbye to Heaven's Gate. Rent yourself a room. This other love is acting further out
stai ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Eccoci qui di nuovo a Cabaret tra cinema e teatro in questa puntata dedicata a Marlon Brando. Prima abbiamo accennato alla sua vita privata travagliata, ma com'era, appunto, la vita di quest'attore? Beh, partiamo dal presupposto che, insieme a James Dean, costruì il mito del bello e maledetto. Creò un'icona e un modo di essere. Il suo giubbotto di pelle, il selvaggio, ad esempio, divenne il simbolo dei ribelli degli anni 50. Questo suo fascino lo portò ad avere relazioni con molte personalità del mondo dello spettacolo, dai flirt alle relazioni fino agli incontri di puro piacere. Da molte biografie risulta che ci fossero tanti uomini quante donne. In ogni caso, non fu per niente felice. Il primo matrimonio fu nel 1957 con Anna Kashif, la quale, a causa della sua dipendenza dall'alcol, soffriva di disturbi mentali. Dalla loro relazione nacque Christian. Nel 59 divorziarono e ci fu una accanita battaglia legale per l'affidamento del bambino, che terminò nel 72 a favore di Brando con il giuramento di vendetta da parte di lei. Quell'anno, mentre l'attore era a Parigi per il film di Bertolucci, la donna rapì il bambino e lo lasciò a due hippie in cambio di una grossa somma che non diede mai. I due perciò si rifiutarono di ridare il bambino. Furono due investigatori mandati da Brando a ritrovarlo in Messico e a riconsegnarlo al padre. Il ragazzo però, col crescere, creò altrettanti problemi. Nel 90 infatti Christian ucciderà il fidanzato della sorellastra Cheyenne, avuta dal terzo matrimonio di Brando con la polinesiana Tarita Taripia. Il giovane si farà un po' di carcere e soffrirà sempre di problemi psichici, mentre Cheyenne, già da prima depressa e dipendente da stupefacenti, tenterà più volte il suicidio fino a riuscirci nel 95. Il secondo matrimonio fu un po' più tranquillo. I figli di Brando sono veramente tanti, avuti anche con relazioni fuori dal matrimonio. Una vita perciò oggettivamente tormentata. Una vita che cantano anche i REM. We live and dream about the future. Please ask Neil, I need to bow. Well, now. Sit through the annals of our flavor times, our heroes and all their fatal flaws. Me, Marlon Brando, Marlon Brando, and I say, lay me down, down. Deeper again.
4. E siamo di nuovo qui a Cabaret tra cinema e teatro e oggi parliamo di Marlon Brando. A tenervi compagnia sono sempre io, Francesco. Un capitolo a parte dobbiamo dedicarlo alla capacità recitativa dell'attore. Pochi sanno che il severo Lee Strasberg lo considerava insieme alla Monroe un vero e proprio talento. Come già detto, alla base della sua interpretazione c'era il cosiddetto metodo Stanislavski, cioè, per chi non lo sapesse, una ricerca da parte dell'attore di immedesimarsi il più possibile con il mondo interiore del personaggio. Molti dei suoi ruoli sono diventati storici per la sua ricerca del personaggio. Si pensi al primo film, per interpretarlo passò un intero mese in ospedale. Per Il Selvaggio frequentò bande giovanili e passò addirittura una notte in prigione. Per essere un autentico nazista in I Giovani Leoni, si tinse i capelli di biondo e provò a imparare un po' di tedesco. Storico il suo trucco per la parte di Don Vito al Padrino, che fu lui stesso a consigliare. Per apparire più vecchio dei suoi 47 anni, si presentò con i capelli tirati indietro dalla brillantina, del lucido da scarpe sulle guance e sulla fronte, e tutto contornato con del cotone in bocca per dargli una mascella simile a quella di un bulldog. Mise sempre molto nelle parti che faceva. Era, possiamo definirlo, unico. Non per niente, Ligabue lo afferma anche in una sua canzone. Ma piaceva tanto a lei. Arrivò col clacson, disse: sto aspettando te. Lei scese profumata più che mai. Oh, fecero due conti in tasca e videro che non ci si ballava neanche un po'. Lei gli disse: questa sera voglio far l'amore, prima però portami a sognare. Un fascio di luce vado al proiettore per un sogno da 2000 lire. Reporti addosso qualche segno, proverò a tirarteli via. Posso solo questo sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. E Marlon Brando è sempre lui, oh voi, oh voi. E Marlon Brando è sempre noi, oh voi, oh voi. Non porti avanti con gli occhi ancora tanto film. Terry Malo infine vince lui. Lui le dice: vedi in fondo siamo sempre qui. E non è obbligatorio essere eroe. Un fascio di luce va dal maggiolone. Carrellata per il lieto fi. Le porti addosso qualche segno, sogno, scusa per la mia fantasia. Giù in platea sedie di legno, gole secche per la sete d'eroi. E Marlon Brando è sempre noi, oh, 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 oh. Marlon Brando è sempre noi, oh, 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 oh.
ascoltando Cabaret tra cinema e teatro. Ed eccoci qui per l'ultima parte di questa puntata di Cabaret tra cinema e teatro dedicata all'attore Marlon Brando. La sua figura non è stata solamente iconica, ma anche significativa. Brando ha distrutto il mito hollywoodiano del principe azzurro. La sua personalità è sempre entrata anche nei suoi personaggi, mischiando quel misto di virilità e forte fragilità che si introduceva perfettamente in quel cinema che avrebbe aiutato una generazione a pensare. È bello, impegnato, talentuoso. Per le donne di allora era quasi un dio. E come quella generazione però cadrà, si risolleverà, patirà e si lascerà andare. Come ha detto qualcuno prima di me, Marlon Brando è stato l'eroe dell'incertezza, che ha cercato di scuotere quel sistema e quella mentalità che alla fine lo ha inghiottito, rendendo omaggio a quella stella che ormai è indubbiamente fra le più lucenti di Hollywood. Dobbiamo però annunciare la fine di questa puntata. Ringraziandovi per accompagnarmi in queste avventure, vi ricordo come sempre che ci risentiremo la prossima settimana, sempre qui con Cabaret, sempre su Radio Tuscia Web Balance. Continuate a sentirci, ci aggiorniamo.